Lorenzo Marini, che cosa sono i pagamenti innovativi digitali? Per pagamenti innovativi digitali il mercato intende praticamente due tipologie di pagamento, tutte e due legate al mobile, e sono il pagamento di prossimità o pagamento NFC, che sono quelle sperimentazioni che abbiamo visto già oggi su Milano sia tramite Cartesia e Vodafone piuttosto che TIM e Intesa San Paolo, o BNL con Wind, TIM e Vodafone. E i pagamenti remoti o pagamenti sempre fruibili sia tramite PC che tramite smartphone, che abbinano sostanzialmente tutto quello che riguarda poi la vera digitalizzazione del paese, quindi in particolar modo il mondo e-commerce, un mondo che sta crescendo a due digit al 20% l'anno e che per essere abilitato ha necessità di avere degli strumenti efficaci e semplici che consentono al cittadino di poter accedere in mobilità a questi servizi. Ecco, quindi è qualcosa che può essere calato facilmente nel contesto dell'agenda digitale? Sicuramente è il passepartout dell'agenda digitale. L'agenda digitale senza pagamento innovativo sostanzialmente non esiste, perché se non abilitiamo gli strumenti di pagamento che sono la chiave per aprire il mondo dell'agenda digitale non andiamo da nessuna parte. La semplicità, su questo tema ci stanno investendo molto le banche italiane sono tra le prime in Europa su questo mercato, tra quelle inglesi, credo ci siano tutti i presupposti per una rapida affermazione dell'agenda digitale, avendo già l'agenzia dato le linee guida per l'affermazione anche in Italia di questi strumenti. Adesso, tra virgolette, c'è da fare piuttosto che sostanzialmente definire o progettare. Ecco, perché i pagamenti innovativi digitali sono importanti, lo ha già detto, ha già un'idea o può suggerire come dobbiamo fare per diffondere? Ma sicuramente uno degli attori principali della diffusione sono sia le linee guida che ha dato l'agenzia digitale, dando sostanzialmente tra virgolette una semplicità e un'unicità a livello paese di quello che è lo standard per il protocollo di riferimento. Dall'altra parte è compito delle banche, che stanno spingendo sulla banca digitale, di diffonderlo verso il consumatore finale. La linea guida è sostanzialmente cambiare la customer experience del cliente, che deve passare da una customer experience tradizionale una customer experience che lo fa entrare nella mobile life. Sostanzialmente bisogna, tra virgolette, rendere semplice e integrato per il cliente l'esperienza di acquisto. Grazie. Prego, arrivederci.